sera questa sera, non lo so. C'è qualcosa nell'aria stasera che non si può, non si può, non si può spiegare, a meno che non ritorni per forza a parlare ancora di te. C'è, aiuta sempre comunque gli audaci, e mica me, io che c'ho paura. Amici di Web Radio Zampa Sportiva, benvenuti qui all'angolo dedicato ai tifosi nerazzurri, ai tifosi dell'Inter. Allora, ci sono molte molte cose importanti da dire, ma non perdiamo tempo. Io voglio cedere subito la linea a Marco Mari, il nostro pilonista esperto chiaramente dell'Inter, il quale ci dirà la sua per quanto riguarda la partita di oggi, una partita veramente spigolosa, strana se possiamo dirlo, un po' rovinata sicuramente nei minuti finali. A te la linea, Marco. Salve a tutti. Allora, parliamo di Inter-Napoli. Partita bella, partita aperta a qualsiasi risultato, perché poteva finire benissimo come è finita, ma poteva finire anche in pareggio o con una vittoria del Napoli. Questa partita, onestamente, a parte fare i complimenti ai ragazzi e a Spalletti, perché quando meritano i complimenti bisogna farli, sia per il risultato sia per quello che ho espresso, bisogna farli, insomma. Però oggi vorrei più che parlare della partita in sé per sé, che, come ripeto, sarebbe potuta finire con qualsiasi risultato. Mi preme parlare di altre due questioni. Perché? Perché secondo me, sia come interista e sia come calciatore che sia come tifoso, ci sono due cose della quale proprio Non mi vanno giù, e sto usando un eufemismo perché proprio sono imbufalito per queste due cose. Allora, la prima è la questione razzismo. Io da tifoso nel 2018, anzi ormai 2019, sono incazzato nero che ci possa essere nel mio stadio o in qualsiasi altro stadio dei atteggiamenti, dei comportamenti razzisti verso un giocatore, che sia per il colore, che sia per la religione, che sia per qualsiasi altro motivo, che sia per la politica, per qualsiasi motivo ci siano atteggiamenti razzisti. Io auspico, e lo dico da interista, auspico che la Lega intervenga, annulli la partita e faccia vincere a tavolino il Napoli. Non tanto perché il Napoli deve stare dietro la Juve, perché la Juve, sono stufo che vinca la Juve, no, perché è giusto così, perché non è possibile, ripeto, essere nel 2019, perché ormai siamo appunto nel 2019, e assistere a certe cose che succedono fisse a San Siro, a Roma quando gioca la Lazio, a Verona, di solito quando gioca il Verona, non tanto il Chievo, e a Bergamo. Questi sono i quattro stadi che di solito succedono sempre ste cazzate, fisso. Allora, che la Lega intervenga subito, in maniera forte, e che dia un segnale vero, concreto, non le solite cazzate che si raccontano, ma perché giusto sarebbe meglio, no, d'ora in avanti funziona così. Sappiate che se noi a fine partita vediamo, sentiamo dei cori razzisti, dei striscioni razzisti chiari, perché è inutile farci giri di pugnette e dirci cazzate, perché i cori razzisti o gli striscioni razzisti ci sono, la squadra
perda tavolino, punto, punto, non c'è né se né ma, non ci devono essere tante storie, è così, perché non esiste, non esiste, e questa è la prima cosa che ci tenevo a dire. La seconda riguarda il ninja. Allora, che lui non si sia trovato, che abbia mille problemi, che voglia andare via, per carità, può andare via, non è che mi strappo i capelli, ma che lui faccia delle dichiarazioni, a quanto pare sono le sue, quindi non le metto in dubbio, poi dopo se qualcuno mi smentirà o anche lo stesso ninja avrà il coraggio al palo di smentire e di dire che quelle non sono dichiarazioni che gli appartengono, valuterò, anche se onestamente credo che siano al 99% le sue, che lui dichiari praticamente che spaccherà il culo agli interisti, cioè, a me non mi sta proprio bene, cioè, tu devi spaccare il culo quando giochi, far vedere che vali e che non sei uno che è finito. Ma ai tifosi interisti cosa ci spacchi? Ma cosa spacchi? E c'è proprio suonato, cioè ha fatto delle dichiarazioni fuori luogo, cioè, ripeto, che lui possa stare male a Milano, non si è ambientato, ha dei problemi con Spalletti, con dei giocatori, ci sta tutto, ma noi interisti cosa c'entriamo nel suo problema? Questo è fuori, ma è fuori veramente. Poi si permette di dire io devo fare più casino e bordello possibile per ritornarmene a Roma, perché tanto dopo Totti mi dà la mano per ritornare. Ma chi cazzo ti crede di essere? Cioè, io personalmente se fossi la società sarei molto chiaro, gli direi guarda, vuoi andare via? Non ci sono problemi, abbiamo speso 30 per te quest'anno, bene. Porta almeno 35, perché io una minusvalenza per te non la faccio. Me ne porti 35 e puoi andare dove vuoi, senza problema. Non me ne porti 35, tu hai firmato un contratto, rimani a fare la muffa qua. Che ti piace o non ti piace, tu rimani qua. Detto questo, ragazzi, vi auguro una buona fine del 2018 e un buon inizio del 2019 a tutti. Auguri di nuovo e amala tutta la vita. Beh, francamente Marco mi trova d'accordo su tutta la linea, soprattutto su Nainggolan, perché francamente non ci si può comportare così. Se il giocatore decide o ha voglia di andare via, ok, se ne parla con la società, si cerca di trovare una soluzione. Ma sicuramente non ci si comporta in questo modo, andando a ubriacarsi, facendo casini, qualche cosa per spingere in questo modo ad andarsene via. È un comportamento strettamente non professionale. Quindi mi trovo pienamente d'accordo con Marco Mari, tra l'altro come sempre. Detto questo, ciao, ci sentiamo tutti quanti. Vi invito sempre ad ascoltare la trasmissione, quella mia Good Morning, che va in onda ogni mattina, ricordo, su Web Radio Zampa Sportiva, e noi ci sentiamo poi dopo la partita Empoli Inter, scusate, per l'appunto per analisi. Ciao a tutti.